Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci troviamo su Blood Omen 2 Legacy of Kain Series, dove oggi finalmente andremo a concludere, credo, ovviamente, il gioco. Abbiamo preso una nuova runa, o per meglio dire un nuovo potere oscuro, ovvero l'immolazione, che funziona nello stesso modo di ferocia e anche di rabbia. Quindi andiamo avanti e vedremo magari di utilizzarla successivamente. E abbiamo scoperto finalmente l'identità dei, diciamo, dei manutentori dei glifi e soprattutto l'identità del signore dei Sarafan. Quindi sappiamo che sono Hilden, creature che non sono di questo mondo ma che provengono da un'altra dimensione. Allora, iniziamo subito a scendere e iniziamo ad affrontare gli Hilden, che sono decisamente forti. Hanno una grandissima difesa. Mi ha pure beccato. E noi utilizziamo l'immolazione per one-shottarli. Immolazione one-shotta, quindi potremmo tranquillamente anche stare fermi e farci attaccare, e poi utilizzare immolazione per ucciderli istantaneamente. Penso che molto probabilmente ormai farò così, proprio perché tanto non ho bisogno di fare chissà che. Cioè proprio ormai possiamo one-shottare direttamente, evitare di perdere troppo tempo nei combattimenti e concludere finalmente questa avventura. Probabilmente vi farò vedere anche un episodio extra dove è possibile utilizzare Kain con, diciamo, già tutti i potenziamenti dall'inizio del gioco. Merda, madonna. Allora, pariamoci e basta. Usiamo l'immolazione e via verso nuove avventure. Allora, qui non c'è nulla. Qui facciamo attenzione a farci colpire. Ma qui probabilmente dobbiamo andare col salto. Però dobbiamo stare attenti giustamente a non farci colpire dal braccio meccanico, quindi saltiamo da questo lato. E qui probabilmente dovremo attivare il glifo. Però prima attiviamo le porte. Oh, un nemico. Perfetto. Prendiamo un'arma che in realtà mi servirà poco ormai. Con immolazione siamo diventati praticamente invincibili. Praticamente one shot, one kill.
poi questo livello non lo ricordavo neanche, quindi mi sa che è questo l'ultimo power up. Io avevo contato un power up in meno. Allora, qui ho aperto la porta di qua. Non so effettivamente qui adesso cosa dovevo fare. Ah, ecco, vedi, lì c'è per i cinesi. Nemici che ci aspettano già dall'altro lato. Quindi possiamo ritornare indietro. Ehi, ehi, ehi. E qui possiamo attivare la porta. Ci sono degli schiavi. Aspetta, qua sotto. Madonna, ogni volta ste trappole. Cristo Dio. Ok. Ora facciamo attenzione. Ok. Aspetta, perché... Ah, mi sa che devo fare la maglia. Eh sì, devo farmi attivare l'interruttore. Esatto. Non ci avevo fatto caso. Ciao, padrone Hilden. Vi attivo un interruttore, così. Dai, madonna, ma che cazzo è? Madonna, 20 metri. Fanculo. Cioè, ho camminato praticamente rasente al muro. Mi ha colpito lo stesso. Questi si mettono le barriere da soli. Thank you.
Ma porcaccio! Bravo, scappa. Scappa verme. Qua ci prendiamo un po' di vita. E anche dell'ottima fibra, che non fa mai schifo. Poi, qui cosa c'è? Ecco, un bel power up. Sì, sono sempre più convinto che sia questo l'ultimo power up che possiamo prendere. Sì, sì, sono sempre più convinto. E qui c'è un'altra arma, ma per il momento non mi interessa. Ci prendiamo un pochettino, un mini prelievo di sangue. Ok, let's go. Sì, oggi probabilmente lo finiamo, ragazzi. Allora, dato che ho l'arma potenziata, posso tentare di... vabbè, sì, mi sa che dura abbastanza, mi sa che durerà poco. Ok, me l'ha distrutta, amen. Tanto abbiamo immolazione, ripeto. Siamo molto più veloci con immolazione. Questi cerchiamo di eliminarli così. Ecco, così adesso che abbiamo l'immolazione carica, il prossimo avversario lo one-shottiamo. Così praticamente facciamo due al prezzo di uno. Allora, qui attiviamo l'energia. Che credo sia quella che c'era praticamente là sopra. Ecco, lì c'è un power up. E sì, qua adesso i power up sono tutti nascosti, perché questo è l'ultimo rush praticamente per potenziarsi, quindi me li danno tutti adesso. E cercano anche ovviamente di far potenziare il personaggio prima dello scontro finale il più possibile. Ok, attivami il passaggio. Sicuramente c'era qualcosa che non ho notato. Sicuramente c'era qualche zona dove...
Eh sì, devo andare di qua. Infatti. No, no, preferisco la lama a doppia mandata. Doppi Hilden, guerrieri e maghi adesso. Allora, a te ti faccio fuori. Con siffatta eleganza. Proprio bello, liscio. E tu adesso farai la stessa fine. Loro hanno una difesa molto alta, riescono a... Allora, qui salto. Esatto, lì c'è la telecinesi. Cioè, ormai diciamo che tutte le abilità, più che altro vengono utilizzate per risolvere gli enigmi, non tanto per... non tanto per il combattimento come poteva essere magari prima, che tu utilizzavi le tue tecniche per combattere. Ora no. Mi ricordavo potevi saltare in alto. Dio santissimo. Quello poverino si è fatto crepare. Niente, proprio non me lo fa colpire. Aia, che brutta fine che fai adesso. Che brutta fine che fai adesso. Toh.
finalmente un 2 kill easy. Me le fanno fare. Cioè, se possiedo le armi, li affrontiamo. Siamo molto più veloci a combattere. Però se non abbiamo armi o dobbiamo giocare un po' più safe, mi carico l'immolazione e poi vi si è visto, si è visto. Ok. Allora, qui c'è una trappola attiva. Qui non sono attive. Qui non sono attive e qui non sono attive. Buonasera. C'è una bella telecinesi. Perché devo fare spostare. Ok, ho capito. Grazie. Ecco, qui punta a capo. Di la barriera. Allora, io per sì e per no. Salvo, aspetta però perché qua adesso... Dai, dai, sì, attacca, attacca.
arma che si sta sfasciando. Questa barriera però penso che sia dovuta all'Ilden che c'è là sotto. Sono allora barriere. No! Ma che cazzo fai? Ma porco. Proprio queste cose mi danno un fastidio. Voi non potete immaginare quanto mi danno fastidio. Che siamo quasi vicino al level up. Allora, qua non c'è no... Ah, da qua, ecco. Oh.
Ah, ok. Perfetto. Ho rimosso tutte le barriere. Beh, adesso finalmente possiamo andare. Non mi conviene potenziare quest'arma che è praticamente distrutta. Diciamo che se ne trovo un'altra, allora già potrebbe valerne la pena. Dai, level up. Con questo ci arriviamo sicuro. Ancora non siamo all'ultimo. Oh, ma io sono convinto che eravamo... Boh, ok, niente, non lo dico più, basta. Non lo dico più perché sennò poi... Faccio clickbaiting. Ok, se riesco questo lo voglio eliminare, esatto, così. Guardate che già il prossimo abbiamo quasi l'immolazione pronta. E lo immoliamo. Eh sì, perché ancora power up ce ne sono tanti qua. Beh, oddio, io ricordo che comunque i potenziamenti non arrivavano fino a fine schermo. Beh, c'è anche da dire che io avevo uno schermo più piccolo da bambino, quindi forse è quello che mi frega. Mi sale, ma non so se mi sale a causa. Ah no, ma là c'è l'apertura. E tu che vuoi? Carne cotta. Cinesi, madia. Ah.
volta mi fotte. Giochiamo safe, cioè ho giocato safe, ho aspettato l'immolazione. Tu sei stato utilissimo, quindi non ti faccio fuori. Non è questa la macchina, signori, ci stiamo avvicinando però, eh? Finalmente l'avevo trovata. La massa nascosta nel ventre della macchina. Era l'arma finale del signore dei Sarafan. L'asso di picche da giocare contro umani e vampiri. Ma anch'io sentivo il sangue dell'artefice che mi scorreva nelle vene. Se l'avessi usato per avvelenare quella creatura, avrei rovinato i piani del signore dei Sarafan. No, ma più che altro è perché non si sposta subito. Cioè, mi dà quello fastidio. Il fatto che non si sposti subito. Ok, non si sa mai, io... Ecco, non voglio ripetere tutto da capo. Qui c'è una barriera del glifo. Sicuramente devo fare qualcosa qua. Ecco, forse devo andare di qua. A parte che qua c'è un potenziamento, quindi buono. C'è qualcosa che devo fare su allora. Forse c'è qualche maglia, qualche telecinesi. Solo che non me ne sono reso conto. Ecco, infatti, vedi, là c'è la telecinesi. Beh, oddio, buono che sono sceso sotto così almeno
ho preso quel potenziamento, che se no l'avrei perso. Siamo pronti all'immolazione per il prossimo avversario. Una volta che mi ero girato al contrario, no. Ma non c'è nulla.
Mi riconosci? Abbandonate le spoglie della bestia che prima giaceva qui. Eccomi com'ero prima. Ma che cosa sei? Non che cosa Cain, chi? Il mio volto ti è sconosciuto, ma non il mio nome. Conosci la storia del vampiro più vecchio? Janos Odron. Il leggendario vampiro dei tempi antichi. Com'era avvenuta quella trasformazione? Ma Janos è morto, col cuore strappato dal corpo. Non morto, ma imprigionato qui. Il mio sangue serviva per alimentare la macchina e nutrire la massa. Privato del sangue e della vita, pian piano degenerai in quell'orribile creatura. Non appena avvelenasti la massa, sentii le forze tornarmi. So che è divino, non si può sopprimere del tutto. Divino? La prigionia ti ha sconvolto, Janos. La maledizione del vampirismo non è un marchio divino. Per conoscere la verità su di noi, Cain, devi risalire ancora più indietro nel tempo. Tanto tempo fa, molto prima che io apparissi, i vampiri erano creature divine e dominavano il mondo. Però fummo attaccati da un'altra razza, di potenza simile alla nostra, ma con intenzioni ben diverse. La guerra fra noi infuriò per 1000 anni. Alla fine riuscimmo a vincere ed esiliammo i nostri nemici dal mondo, usando una potente magia che li confinò in un altro piano esistenziale. Che c'entra questa lezione di storia con il mio compito? Pazienta, Cain. La razza che combatté i vampiri erano gli Hilden, proprio quelli che hai appena incontrato. Loro controllano i Sarafan. Stanno cercando di eliminare i vampiri, di sottomettere gli umani e di reclamare per loro tutta Nosgoth. Sono loro i perfidi esseri che ci tormentano di nuovo, gli artefici dei demoni, della macchina e di tutto ciò che minaccia questa terra. Sono tornati per compiere una tremenda vendetta. Non avevi detto che erano stati esiliati? Certo, Cain. Ma molti secoli fa, uno di loro riuscì a tornare nel nostro mondo. Si servì della sua magia per far giungere qui altri Hilden, ma non erano sufficienti per un'invasione. C'era bisogno di un esercito qui, e di umani da cui estrarre energia. Questo Hilden seppe di un ordine leggendario che tanto tempo fa voleva estirpare i vampiri dal mondo. Lo fece rivivere, e così i Sarafan tornarono in azione. Il signore dei Sarafan. È lui il primo Hilden ritornato. Ma come ha fatto? Qui arriviamo alla tua parte in questa storia. Quando tu scegliesti di distruggere il pilastro dell'equilibrio, creasti una frattura e aprì un varco interdimensionale. Allora, ero stato io a mettere il mondo in pericolo. Ero stato manovrato, passo dopo passo, verso questo risultato. Allora, era stato fin dall'inizio un piano degli Hilden. Tremai al pensiero di tutte le implicazioni. Fu così che il signore dei Sarafan tornò qui, costruendo un cancello magico. Questo è il cancello degli Hilden. Chiudilo, Cain, e tutti gli Hilden a Nosgoth moriranno. Il cancello li tiene in vita. Esattamente. È il cordone ombelicale che li collega al loro mondo. Quando è chiuso, non possono vivere qui. E così tutti gli Hilden moriranno. E anche il signore dei Sarafan, che è uno di loro. Capisco. Chiudi il cancello e uccidi il signore dei Sarafan, Cain. Chiudi il cancello e bandisci ancora gli Hilden dal mondo. Come devo fare? Andiamo al santuario. Vorador deve essere informato di ciò che è successo. Elaboreremo un piano per mettere fine a tutto quanto. Avresti dovuto mandarmi con lui. Eri ferita. Ora non possiamo sapere dove Cain o che cosa stia facendo. Neppure tu sei riuscito a contattarlo.
cos'è stato? No, un momento. Non credo ai miei occhi. Janos, mio signore, ti avevano ucciso. No, molto peggio. Ma ne parleremo un'altra volta. Altrimenti non ci sarà più tempo per nulla. Dorador, ci serve il tuo consiglio. Ci stavamo chiedendo dove fossi. A fare ciò che vi avevo detto. Kane, la macchina? L'ho distrutta. Ma ora dobbiamo affrontare un pericolo più grave che mai. E sarebbe? Si tratta di un'antica storia di cui vi parlerò in tempi migliori, se qualcuno di noi sarà tanto fortunato da vederli. Per il momento dovete credermi se vi dico che il vostro nemico, e anche il nostro, ovvero il signore dei Sarafan, viene da un altro mondo. Il suo piano finale è riportare la sua razza nemica su questa terra, da dove la mia specie molto tempo fa riuscì a scacciarla. Dobbiamo impedirglielo, altrimenti moriremo tutti. Mio signore, che dobbiamo fare? Egli ha creato una base in questo mondo, la città Hilden, al di là del mare. Laggiù ha aperto un cancello per portare qui i suoi simili. Il mio piano era di raggiungere la città Hilden e lanciare un assalto finale al signore dei Sarafan. Ma ho scoperto che uno schermo magico di qualche tipo me lo impedisce. Se vogliamo combattere, dobbiamo distruggerlo. Dorador, dov'è la città Hilden? Qualcuna delle tue spie l'ha scoperto? Uma, tu che cosa ne sai? Negli ultimi mesi al porto c'è stata una grande attività. Navi merci e da guerra hanno caricato e scaricato del materiale in segreto. I pochi di noi che sono riusciti a infiltrarsi e a tornare vivi hanno detto che tutte le navi uscite dal porto sembrano seguire la stessa rotta, ma la destinazione è ignota. Deve essere la città Hilden. Non vedo altre possibili destinazioni. Devi prendere una nave e raggiungere subito la città. Laggiù disattiverai lo schermo, così potremo invitare tutte le forze possibili in tuo aiuto per chiudere il cancello. Fammi indicare il porto da qualcuno. Salirò a bordo di una delle navi che sta per salpare. Vi contatterò quando avrò disattivato lo schermo. Io vado con lui. Ma mi servi qui? Io conosco bene il porto. E dove uno solo può fallire, due possono riuscire. Non ho bisogno di un guardaspalle. Sono perfettamente in grado di cavarmela da solo, vedrai. Non possiamo correre questo rischio. Non quando è in gioco tutto ciò che abbiamo fatto. C'è in gioco molto di più. Accetta l'aiuto che ti viene offerto, Kane. Allora è deciso. Preparerò le nostre forze per l'attacco finale. Auguri, figlia mia. Auguri a tutte e due. Accetta l'aiuto che ti viene offerto. Secondo la mia esperienza, l'aiuto offerto quando non ti serve è del tutto inutile. Vorador ha detto di cercare un galeone da guerra. Dobbiamo dare un'occhiata alla zona sud del porto. Quali difese ci sono? Gli avamposti Sarafan più agguerriti. Controllano tutti i commerci e i viaggi da Meridian. I Sarafan non sono nulla rispetto a ciò che ho affrontato e distrutto. Sciocco, non essere arrogante. Lì dentro ci sono i migliori guerrieri. I cavalieri dei Glifi sono micidiali. Lo vedremo. Prima, Kane, dimmi una cosa. Se ucciderai il signore dei Sarafan e riprenderai la mietitrice d'anime, dopo che farai? Conosci già la risposta. Tu dimmela. Meridian e tutta Nosgoth diventeranno mie. E la resistenza dei vampiri? Potrete fare ciò che volete, naturalmente. Naturalmente. Cosa? Mi hai preso per una stupida. Come osi? Vorador mi ha detto tutto di te, Kane. Ha detto che nulla ti impedirà di raggiungere la tua grande ambizione, il potere assoluto. E quando controllerai Nosgoth, noi vampiri dovremmo credere che ci lascerai vivere e che potremo fare ciò che vorremo? Noi siamo gli unici in grado di ostacolarti. Così dovrai dare la caccia anche a noi. E che differenza ci sarà rispetto al dominio dei Sarafan? Non intendo spiegare o difendere le mie intenzioni, Uma. Nessuno, neppure tu, potrà fermarmi. Io ti ringrazio, Kane, per averci dato la possibilità di sconfiggere gli Hilden.
ma hai fatto abbastanza. Sarò io a trovare e uccidere il signore dei Sarafan. E Nosgoth tornerà nuovamente in mano ai vampiri. Stupida! Non hai la minima speranza di sopravvivere a quella battaglia. Dammi la pietra di unione o te la strapperò dalle mani mentre ti contorci negli spasmi della morte! Ecco che il mostro rivela il suo vero volto. Avrei preferito che finisse diversamente fra noi, Cain. Addio. Bene, a quanto pare Uma ci ha tradito. E noi abbiamo adesso il nostro ultimo outfit, l'outfit finale. Questo esattamente è, diciamo, l'abito che indosseremo anche nel conflitto finale. Quindi siamo praticamente alla fine. Mancano probabilmente questo e poi la battaglia finale. Quindi io direi che per il momento è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me. Spero che la prossima puntata sia l'ultima, effettivamente, e io ovviamente vi aspetterò con la prossima puntata. Quindi grazie ancora e alla prossima.